Beh, anche oggi siamo arrivati a domenica. Tutta questa settimana è stata molto ma molto strana, a partire dai mercati fino all'approvazione del secondo me, insufficiente Recovery Fund. Un altalenarsi di alti e bassi che, come negli ultimi mesi, ci hanno semplicemente detto che un investitore consapevole deve mettersi sempre al sicuro da tutti e da tutto quello che può accadere, dalle possibili problematiche improvvise che si possono andare a presentare sul mercato. Detto ciò, in questa settimana che è da poco passata, ho ricominciato a gestire una parte del mio portafoglio con la strategia attiva, che ho trattato in video precedenti, che ti lascio magari qui da qualche parte, appunto con la stagione degli earnings, che poi detta così sembra che io stia parlando di qualche specie migratoria. La stagione degli earnings comincia a metà luglio, con le mandrie che si spostano da una regione all'altra in modo pericoloso e molto lungo su un percorso tortuoso. Ciao, io sono Pasquale e tutto questo è il mio canale, Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria. Speriamo che arrivi presto, eh? Ed ogni tanto anche qualcosina di molto più personale, come in questo video dove cerco di andarti a portare alcune mie considerazioni e anche delle mie analisi molto personali sulle mie attività di investimenti e di trading. A proposito, ti ricordo che come sempre puoi anche andare a seguirmi sul mio blog, creato da poco, che è www.risparmioinvesto.com e che vuoi puoi anche sostenermi, magari utilizzando i link affiliati qui sotto oppure facendo una donazione tramite Patreon. Nella settimana passata, questa che sta finendo, che è finita anzi, ci sono state una moltitudine di aziende che hanno pubblicato i propri earnings, a manetta proprio. Ed ovviamente, avendo capitali molto contenuti, ho dovuto andare a prenderle con le pinze. La mia prima cernita si era fermata a 25 aziende, in media 5 al giorno, ma in realtà il mercoledì e il giovedì sono stati giorni con molti più earnings, molto più impegnativi. Solo che questa volta, data l'enorme incertezza del mercato, pur applicando la stessa metodologia di studio degli earnings che ho spiegato nel video precedente e come dicevo prima, che ti lascio qui in alto da qualche parte, ho pensato di ridurre i rischi connessi a questa strategia. Ho sempre acquistato qualche giorno prima, come da mia strategia, intendo qualche giorno prima della pubblicazione degli earnings, ma mi sono dato degli stop loss fissi per tutti, al 3%, a cui poi ho applicato un trailing stop loss e ho messo in pratica dei take profit manuali, per cui seguivo il mercato ed avevo in mente per ogni titolo che avevo aperto quanto avrei voluto guadagnare e una volta raggiunto il mio obiettivo avrei chiuso la posizione senza andare a vedere come andava a procedere il mercato. Ad esempio lunedì 20 il Nasdaq era alle stelle ed io avevo un portafoglio dal venerdì prima il TQQQ, il famoso ETF a leva 3 che segue il Nasdaq 100. Pur potendo arrivare molto più in alto quel giorno, mi sono fermato al mio target che mi ero prestabilito, il 3% di profitto, per cui un rischio 1 a 1. È uno strumento molto volatile e non volevo rischiare, ma in generale tutti gli strumenti che ho aperto in trading mi avrebbero dovuto dare almeno un 2,5% di profitto. Su 5 operazioni aperte, lunedì ne ho chiuse 4 in attivo. I titoli ho visto poi sono andati molto più in alto, ma non mi è interessato. Una volta che avevo la strategia per quel determinato giorno, che poi seguiva anche la mia strategia generale sugli earnings, la volevo seguire alla lettera. E se vedevo che le cose non procedevano come mi ero prefissato, o che sarebbero potute andarsi a dirigersi verso un picco molto più in alto rispetto al mio take profit originario, non avrebbe fatto nessuna differenza. Se avessi avuto capitali più alti, magari avrei potuto aprire più operazioni a diversi prezzi di apertura su ogni singolo strumento, ma come diceva qualcuno, no money, no party. E giorno dopo giorno capisco sempre di più come la parte psicologica faccia e possa fare molti più danni di quanto non si pensi. Infatti, il video di oggi non è una carrellata di successi, anzi, mi fermo a lunedì, era solo il preambolo per fare ancora una volta capire e rendere chiaro che se non ci si fa il callo ad alcune dinamiche del mercato, che vanno inevitabilmente ad influenzare psicologicamente l'investitore o, come in questo caso, il trader, ci si troverà molto presto senza un soldo. L'esuberanza o magari, se andiamo dall'altro lato, la paura, secondo il mio parere, creano molti ma molti grattacapi.
fortunatamente nel passato ho limitato molto le perdite, anche devo dire per molta fortuna personale, ma avrei anche potuto non avere fortuna e magari oggi mi sarei ritrovato con un pugno di mosche in mano, sperando che non si fossero poggiate su qualcosa di caldo. Vabbè, ci siamo capiti. Il messaggio, seppure venga da una persona che non è un consulente finanziario come me, è dato dalla poca esperienza che magari ho maturato con quei pochi errori personali, o tanti errori personali magari aiutati dalla fortuna, e dai tanti miei insuccessi e successi personali che mi sono capitati in questo arco di tempo. Ma piano piano si costruisce una casa. La cosa più importante sono le fondamenta, che devono viaggiare di pari passo. La formazione e la psicologia sono le due fondamenta principali, secondo me. La formazione che serve a conoscere gli strumenti che si usano, la propria passione, su quali strumenti si preferisce andare a fare il proprio trading o gli investimenti, quali si riescono a capire e con più completezza magari. La psicologia invece che ci dà la linea guida sul nostro grado di sopportabilità del rischio, sulla gestione del denaro in situazioni negative, ma anche positive, facendo in modo che la nostra strategia non venga poi impattata dai nostri comportamenti, che sono magari molte volte, anzi la maggior parte delle volte, dettati dall'impulsività. Questo mese di luglio, per esempio, per me era partito molto male, maluccio, ed era continuato abbastanza male, ma non mi sono fatto scoraggiare e soprattutto non ho preso decisioni azzardate solo per andare a recuperare le perdite precedenti o per addirittura fare in modo di fare per forza un enorme segno più nel mese di luglio. Mi sono semplicemente attenuto alla strategia che mi ero prefissato, alla mia percezione del rischio e non mi sono fatto influenzare o fregare dalla testa e dal panico. 5 mesi fa invece lo avrei fatto e mi sarei fatto molto ma molto male. Ma credo che il callo poi si faccia col tempo. Non si impara dall'oggi al domani, non si nasce imparati, come si suol dire. La cosa importante è volere sempre imparare cose nuove, volerle capire e apprenderle, non solo per il ritorno economico, ma anche perché, secondo me, in maniera laterale sono lezioni di vita. Portare, ad esempio, la tranquillità e la possibilità di essere più riflessivo, di riflettere alle proprie azioni, senza far intervenire troppo, perché magari non ci riesce totalmente, la pancia, ma usando il ragionamento, partendo dalla calma, dalla riflessione, non mi aiuta solo nei mercati finanziari, nei miei investimenti o nel mio trading, ma anche nella mia vita personale, ad affrontare i problemi o le cose belle di tutti i giorni. In un'ottica nuova e molto più magari produttiva. Distruggere la cosiddetta barriera della emotività, secondo me, fa aprire molti più orizzonti, nuovi orizzonti, ed a me ne ha aperti tantissimi e spero di trovarne altri nuovi da scoprire. Va bene, eccoci arrivati alla fine di questo video e anche a questa piccola, come posso chiamarla, finestra filosofica paternale rompiscatole da Plutarco e Pitagora? Quasi. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, per favore, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito a questo argomento. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, per favore ti chiedo la cortesia di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale, di cling cling cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!